Cos'è la Chiesa? Una grande organizzazione che fino a qualche anno fa sembrava essere tutta compatta, sicura e anche significativamente numerosa, oppure un modesto ospedale da campo, come direbbe Papa Francesco, e talvolta un po' in crisi, in smobilitazione. Anche il profeta Elia era forse attraversato da pensieri simili, mentre cercava di scappare dalle mani della regina Jezabele che lo inseguiva. La vicenda della prima lettura è quella di Elia che sul Monte Carmelo sfida in un sacrificio realisticamente insostenibile ben 450 profeti di Baal. Davanti a loro stava schierato il popolo di Israele che avrebbe dovuto decidere da che parte stare, se con Baal, un idolo falso e muto, o con il Signore loro Dio, che da sempre aveva loro parlato. Al loro Dio Elia dunque intendeva ricondurre il suo popolo, rischiando anche la sua vita. Infatti da subito Elia non usa mezze misure, sino a diventare persino provocatorio e duro, fino a quando salterete da una parte all'altra. Se il Signore è Dio, dunque seguitelo, e se invece lo è Baal, seguite lui. Chissà che proprio questo saltellare che Elia rimprovera ai suoi, in fondo non metta il dito su una piaga che potrebbe interessare anche noi. In un'epoca in cui la comunicazione ama spesso giocare su alcune incertezze della Chiesa e anche sulle sue fatiche, quelle più rumorose. E così ci si accorge che stare con coerenza dalla parte del Vangelo non è mai stato facile. Capita infatti di vedere qualcuno ancora saltellare qua e là cercando di difendersi e di capire meglio da che parte stare, cercando cioè di infilare il piede nella scarpa più comoda, ma non sempre quella giusta. E lo stesso parlare subisce incoerenze. Non è più abituale sentire il sì, no, no del Vangelo. Più spesso si coglie un certo ni, un po' sussurrato. E così il denaro, il potere avanzano e si fanno sentire, esibendo spesso un dazio duro da pagare. Idoli che del resto Elia, il profeta, aveva previsto, ma che ancora incantano molti sprovveduti. E Paolo, nell'epistola, ricordando l'esempio dei fedeli di Israele, fa dire ad Elia: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. Se decidi di non saltellare alla ricerca di qualche accomodamento, la possibilità dell'emarginazione e della solitudine a causa della fede potrebbe irrompere anche nella tua esistenza. Sono rimasto solo ed ora vogliono la mia vita, sembra gridare Elia, mentre sfugge, cerca di sfuggire alla regina Jezabele verso il monte di Dio, l'Oreb. Nel nostro tempo la solitudine sembra avere un'accezione solo negativa, ma potrebbe diventare anche una opportunità. Apparteniamo certo ad una generazione dove la solitudine ha raggiunto i meandri più nascosti dell'esistenza. Anzi, uno studio recente sul mondo giovanile ci attesta che più dell'80% dei nostri ragazzi, dei giovani, ha paura della solitudine. Siamo tutti sempre più soli, soli dentro, ma per questo ci riempiamo la vita di mille cose, di distrazioni continue. Ma la svolta sta proprio qui, nel coraggio di guardare in faccia a questa solitudine, lasciando che il silenzio si esprima al meglio, risvegliando ciò che dorme in ciascuno di noi, senza provare più alcuna paura del guardarci dentro, prendendoci così come siamo. E quello che salverai in questo mondo, percorso da tanti imbecilli, ti accorgerai, in fondo sono almeno i bambini e gli innamorati. Le uniche due realtà sane che ci sono rimaste da guardare con delicatezza e con amore. Tornare dunque ad ascoltare come i bambini, a guardare come gli innamorati alla vita. Così dalle nostre solitudini potremo ricostruire anche sprazzi veri di speranza. E così siamo al Vangelo. Come si arriva ad uccidere il figlio di Dio?
L'uccisione del figlio del padrone della parabola è l'epilogo di una sequenza di continui respingimenti criminosi dell'altro. Scivolare inesorabilmente nella possibilità di respingere un Dio che sempre più ci vorrebbe stare accanto e si fida ancora di noi, come un padrone che affidò appunto la vigna ai contadini e poi, quando arriva il momento del raccogliere i frutti, manda i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma quei contadini prendono i servi e uno lo bastonano, un altro lo uccidono, un altro lo lapidano. Ecco una vicenda triste che probabilmente allude a storie di profeti inascoltati, perseguitati, uccisi e che nasconde però una verità molto dura. Perché è giunto il figlio di Dio, il figlio del padrone, allora decidono, dopo aver sistematicamente respinto tutti gli inviati, decidono di ucciderlo, di farlo fuori. La chiusura reiterata dalle nostre porte a chi si presenta sulla soglia chiedendo di condividere il frutto di un raccolto che gli è semplicemente dovuto, ci rende un po' tutti complici. E l'epilogo è tragico, i contadini, rifiutati gli invitati, arrivano dunque a gesto estremo, preso il figlio, lo cacciano fuori e lo uccidono. Possiamo solo invertire dunque la rotta, uscendo da una pericolosa solitudine che uccide noi, ma uccide anche chi mendica da noi un semplice gesto di comunione. L'essenziale è troppo vicino. Mischiato al nostro tran tran quotidiano. Esso si scopre a poco, alla fine. L'importante è trovare sempre il canto fermo su cui modulare quotidianamente parole di speranza. Che sia una buona domenica per tutti.